Atlantotech è un metodo sicuro ed efficace, sviluppato in Svizzera, e permette di correggere in modo permanente la posizione errata dell'atlante. Atlantotech necessita di una sola seduta, a cui fa seguito una seconda seduta di controllo. L'atlante è la prima vertebra della colonna vertebrale, sulla quale poggia la base del cranio. Questa vertebra prende il nome dalla figura mitologica di Atlante, il titano che venne obbligato a reggere per l'eternità il peso della volta celeste sulle proprie spalle. L'Atlante consente il movimento avanti e indietro della testa e ci permette di fare il segno del sì. Quando ruotiamo la testa di lato, l'Atlante fa perno sulla seconda vertebra, chiamata epistrofeo, e ci permette, tra le altre cose, di fare il segno del no. A volte l'Atlante può perdere il suo allineamento rispetto al cranio o facendo uno spostamento in senso laterale oppure facendo una leggera rotazione sul proprio asse. Questo disallineamento può essere causato dai motivi più diversi, che vanno dal classico colpo di frusta conseguente a un incidente in automobile ad una caduta da bambino che magari era passata inosservata, oppure ad un trauma sportivo o sul lavoro. Ma anche un parto difficile può provocare torsioni e stress muscolo-articolari nel bambino che possono disallineare l'atlante fin dalla nascita. Una volta perduta la posizione corretta, i muscoli suboccipitali si induriscono in questa posizione. Unito al fatto che i legamenti che collegano l'atlante al cranio sono estremamente rigidi, la vertebra rimane disallineata in modo permanente. Questo disallineamento col tempo può innescare tutta una serie di disturbi a catena, sempre più gravi e dolorosi, dei quali spesso non si conosce la causa e bisogna quindi accontentarsi di alleviare solamente i sintomi. Ma vediamo il problema più in dettaglio. Vicino e all'interno dell'atlante stesso passano diverse vene e arterie importanti che garantiscono un adeguato flusso di sangue al cervello. Fra queste c'è l'arteria cervicale, che corre al lato delle vertebre, si inserisce in questo foro dell'atlante e gli gira intorno prima di entrare nella parte posteriore del cranio. Subito davanti all'atlante passa un'altra arteria molto importante, la carotide interna, che entra nel cranio attraverso il cosiddetto forame giugulare. Una leggera rotazione dell'atlante può causare lo stiramento eccessivo dell'arteria cervicale, con conseguente riduzione del flusso sanguigno del cervelletto. Un leggero spostamento in avanti può invece provocare la compressione della carotide, causando anche in questo caso un rallentamento del flusso sanguigno verso il cervello. Un disallineamento dell'atlante può innescare una lunga serie di disturbi ricorrenti, dalla classica emicrania alle cefalee muscolotensive, dai dolori cervicali al torcicollo, dai dolori muscolari alle spalle al formicolio degli arti, come anche i classici dolori di schiena. Non è solo la circolazione del sangue ad essere disturbata dallo spostamento dell'atlante, ma anche il sistema nervoso ne paga le conseguenze. Subito davanti all'atlante passa infatti anche il nervo vago, uno dei nervi più importanti e ramificati del sistema nervoso autonomo, che è responsabile di molte funzioni del nostro organismo. Una delle funzioni principali del nervo vago è quello di stimolare la produzione dell'acido gastrico e regolare i movimenti compiuti dallo stomaco e dall'intestino durante la fase della digestione. Un atlante che premesse sul nervo vago può quindi causare una moltitudine di disturbi, come vertigini, giramenti di testa, perdita di equilibrio, sbandamenti e svenimenti improvvisi, pallore o rossore in viso, sudorazione fredda oppure eccessiva, acidità di stomaco, gastrite, nausea, stitichezza o diarrea cronica, o il cosiddetto colon irritabile. Il nervo vago regola anche il battito cardiaco e una disfunzione di questo nervo
può causare tachicardia, ovvero un battito cardiaco accelerato, oppure rendere la pressione del sangue troppo bassa o troppo alta. Un atlante disallineato, inoltre, trasferisce il peso della testa sulla colonna vertebrale in modo sbilanciato. Il tentativo di compensazione, messo in atto dal corpo per ovviare al problema, causa uno squilibrio che si estende rapidamente a tutto l'apparato muscolo-scheletrico, a cui viene poi dato il nome di scoliosi funzionale. Una spalla più alta dell'altra, bacino inclinato e relativa gamba più corta, con le mille conseguenze negative che possono derivare da una errata postura. Uno squilibrio permanente sollecita oltre misura alcuni muscoli che, una volta induriti, fanno pressione su nervi e vasi sanguigni. A volte un dolore al ginocchio, un attacco di sciatalgia o una tendinite cronica possono dipendere da un atlante disallineato, senza che noi nemmeno lo immaginiamo. L'atlante, infatti, non viene riconosciuto dalla medicina ufficiale come causa di disturbi e spesso il paziente è costretto a convivere con pesanti malesseri per molti anni senza poter risalire all'origine del suo problema. Un atlante disallineato non viene evidenziato nelle normali radiografie o nelle risonanze magnetiche e per il medico è molto più semplice prescrivere antidolorifici e tranquillanti piuttosto che indagare a fondo. Evitiamo volutamente di mostrare in dettaglio lo svolgimento pratico del trattamento per proteggere il metodo e le persone sofferenti dalle applicazioni dilettantistiche, fermo restando la difficoltà da parte del paziente di riuscire a verificare oggettivamente la posizione del proprio atlante. Spesso accade che operatori del campo ne approfittino, spacciando come correzione dell'atlante trattamenti che magari rilasseranno la muscolatura cervicale, ma sicuramente non correggono la vertebra. Alcuni addirittura asseriscono di riuscire a riallineare l'atlante con la sola forza mentale, oppure tramite un breve singolo impulso. Quello che questi metodi hanno in comune, qualora riescano ad ottenere un qualche risultato, è che devono venire continuamente ripetuti, al contrario di Atlantotech, che necessita di una sola seduta più un controllo. È importante comprendere che Atlantotech non è una pratica medica, non effettua diagnosi e non si propone di curare le malattie o i loro sintomi. L'approccio corretto con cui accostarsi al metodo è quello di voler ottenere un corpo funzionante al meglio delle sue potenzialità. Atlantotech semplicemente verifica e, se necessario, corregge la posizione della prima vertebra cervicale con una tecnica completamente innovativa e senza rischi, che non ha nulla a che vedere con la manipolazione chiropratica o con altri metodi manuali conosciuti. Una volta corretta la posizione dell'atlante, in molti casi il corpo è in grado di guarirsi da solo. I risultati dipendono comunque dalle condizioni generali della persona. Vogliamo adesso mostrarti i risultati ottenibili con Atlantotech, facendo in modo che tu possa valutare da solo se valga la pena di avvalersi di questo trattamento innovativo per migliorare il tuo stato di benessere. Qui possiamo vedere la tabella riassuntiva di uno studio effettuato su 504 candidati che mostra i risultati ottenuti con la sola correzione dell'atlante. Atlantotech porta benefici all'82% delle persone sofferenti di emicrania cronica. Nel 39% dei casi, con grossa sorpresa della persona trattata, l'emicrania scompare completamente. Anche le vertigini si riducono nell'82% dei casi, mentre il 29% sperimenta la remissione completa del sintomo. A seguire si vedono i risultati estremamente positivi ottenuti su molti altri disturbi correlati al disallineamento dell'atlante. Attenzione! Talvolta questi stessi disturbi possono derivare da una mandibola disallineata e dalla relativa malocclusione dentale, così come anche dalla presenza di denti devitalizzati o con otturazioni in amalgama. In questo caso non si risolvono con la sola correzione dell'atlante. Sul sito Atlantotech si può scaricare lo studio completo di 130 pagine e approfondire l'argomento.
Questi risultati si riferiscono esclusivamente all'applicazione del metodo Atlantotech e non ad altri metodi. Qui possiamo vedere un'ecografia eseguita al collo di un paziente di 72 anni e più precisamente alla vena giugulare del lato in cui l'atlante era ruotato. L'esame è stato ripetuto anche dopo il trattamento Atlantotech. In giallo vediamo la portata della vena giugulare prima del trattamento. La velocità del flusso sanguigno è pari a 44,9 cm al secondo. Questa è l'ecografia dopo il trattamento. Sempre in giallo, possiamo vedere chiaramente che il lume della giugulare è notevolmente aumentato. Il flusso di sangue raggiunge ora 81,5 cm al secondo. Qui vediamo di nuovo l'immagine prima e dopo il trattamento. Ecco alcune immagini che mostrano come può migliorare la postura dopo la correzione dell'atlante. Nella maggior parte dei casi, i cambiamenti sono duraturi e si possono apprezzare già da subito, oppure a distanza di alcuni giorni o qualche settimana dal trattamento. Il corpo ha infatti bisogno dei suoi tempi per adattarsi al nuovo assetto cervicale e riuscire ad eliminare le compensazioni che aveva messo in atto per ovviare al disallineamento dell'atlante, presente in molti casi, oramai, da lungo tempo. Ma ora ascoltiamo direttamente cosa hanno da dire le persone sottoposte al trattamento. Prima del trattamento soffrivo sovente di cervicale, lombalgia, dolori lombari, dolori alle anche e qualche volta mal di testa. Soffrivo dalle scoliosi, doppia scoliosi. Avevo dolori dalla schiena, dal cervicale, grandi dolori. Dolori della testa. Tutti i giorni prendevo le medicine perché non potevo sopportare il dolore. Mi hanno riscontrato un'infiammazione, una borsite dovuta ai tendini, quindi probabilmente dovuta anche a una postura non corretta. Non camminavo bene, la mia postura della schiena avevo sempre dolori, le ginocchia mi facevano male. Mal di testa, mal di schiena, torcicollo. Allora, ho iniziato ad avere i problemi alla schiena a fine di settembre, con un blocco totale del collo, dove io dovevo roteare con tutto il corpo per poter guardare da qualche parte. Soffrivo di forti crisi di emicrania fin dall'età di 6 anni. Ho iniziato ad avere dolori muscolari al tratto cervicale, alle spalle, con delle contratture muscolari abbastanza intense. Ho avuto 4-5 volte anche emicranie a grappolo. Ho sofferto negli ultimi 10 anni praticamente costantemente, tutti i giorni, di dolore alle spalle, dolore al collo, cefalea muscolo-tensiva. Prima del trattamento avevo disturbi come torcicollo, mi bloccavo rigido sempre, poi con il lavoro che faccio, e mal di testa e cefalea. Io avevo un dolore allucinante proprio dietro, dove la cervicale, e proprio l'attaccatura della nuca. E io appena aprivo gli occhi al mattino, sentivo, era come avere praticamente il collo in una morsa. Ogni ora che passava sentivi stringere questa morsa, era un dolore allucinante a volte. E poi sono incominciati, vabbè, a parte tutti i vari sintomi tra cui la nausea, poi vomitavo, giramenti di testa, vertigini, qualsiasi variazione climatica io la passavo a letto a vomitare, e che è una cosa allucinante comunque, perché se uno calcola che ogni volta cambia il tempo uno sta male così, è una cosa che uno non può credere, cioè se non sta male così uno non ci crede. Il mio problema sono state le vertigini, che non passavano, anzi continuavano ad aumentare, tant'è che io da riuscire più o meno ad arrangiarmi sono arrivata proprio a passare una ventina di giorni in casa, perché non riuscivo nemmeno a scendere fuori a fare 2 passi. Ho iniziato ad avere dei fastidi alla cervicale e alla colonna, da prima piccole tensioni muscolari fino all'adolescenza. Poi pian piano sono stati dei disturbi sempre più forti, con dolori, problemi nel cervicale, difficoltà soprattutto a riposare tranquillo, quindi avevo tensioni nel sonno, quindi difficoltà a riposare anche. Sono caduta, ho cominciato appunto a avere cefalee e dolori cervicali.
trattamento ho sentito dei miglioramenti poco per volta. Ho iniziato a passarmi la cervicale, il male alla schiena, mal di testa non l'ho più avuto e sono stata meglio. I giorni successivi, piano piano, ho cominciato effettivamente ad avere dei miglioramenti notevoli a livello proprio di tensione delle spalle e del collo e a livello anche della muscolatura del cranio. Quindi devo dire che la tensione muscolare alle spalle è quasi completamente sparita. Ma di testa non ne ho più avuto, ma di schiena altrettanto, no. Io ho trovato dei risultati veramente ottimi, sono felicissima e anzi mi dispiace di non averli conosciuti prima. Lui ha iniziato a lavorare sull'atlante, cosa che mi ha riallineato perfettamente. Come sono uscita da lì, dopo giorni, il dolore all'anca mi è passato praticamente subito e ora io sono decisamente rinata. Ringrazieremo sempre il Centro Trantotec di Zurigo. L'emicrania non è totalmente scomparsa, ma è notevolmente modificata. Ora per il 70-80% degli attacchi non sono più costretta ad utilizzare il farmaco che usavo prima. La settimana io mi sentivo veramente bene, la testa leggera, avevo più forza, anche perché comunque avevo più ossigenazione, più sangue. Mi sentivo proprio bene. Poi logico, più sono passati mesi, adesso è passato un anno e quindi la differenza si sente. E adesso proprio. Ne hai ancora di dolori dopo un anno? Niente, io non, addirittura non, mai più mal di testa, quindi un anno che non ho più mal di testa, mai avuto mal di testa, mai avuto contratture muscolari, perché non ho più avuto contratture muscolari, e non sento neanche quando cambia il tempo, niente. Sai cosa vuol dire? Quindi, nessun dolore. Dopo il trattamento, come sono uscito di qua, mi sentivo le gambe leggerissime, sembrava che non toccava a terra. E poi dopo mi sono accorto anch'io che sia nel dormire, quando prima dormivo avevo sempre paura di andare a dormire, come mi mettevo la posizione a dormire, che la mattina mi svegliavo sempre con mal di testa, proprio ho avuto subito un sollievo, i mal di testa sono spariti totalmente e anch'io psicologicamente proprio mi sono sentito molto meglio, ho avuto una vita molto diversa, ho perso anche 4 kg, proprio sto benissimo, mi sento molto molto meglio. Questo mal di testa da un giorno all'altro non ce l'avevo più, avevo la testa leggera, avevo voglia di lavorare. Il miglioramento l'ho visto subito perché io ricorrevo quando mi sedevo a scivolare, soprattutto anche nel sedile della macchina, perché la mia schiena non aderiva al sedile e dovevo inserirmi dietro alle mani per poter coprire questo vuoto che la mia schiena proprio creava. Lì invece la mia schiena ha aderito immediatamente e poi ha iniziato proprio questa autoguarigione dove io giorno per giorno mi sentivo rinata. C'è stato un miglioramento a livello delle due ernie e del disco. Riuscivo con la postura corretta che mi aveva ridato il Centro Trantotec a sollevare i pesi ma non avere più la sofferenza che avevo prima. E da aprile adesso io non ho avuto più episodi di blocco, soprattutto col collo e con la schiena, con queste due ernie del disco, proprio perché comunque mi sento bene. Quando sono in piedi, prima io avevo delle difficoltà anche a stare in bilico, avevo dei capogiri, cioè non ero comunque ben piantata per terra, cosa che invece adesso io ho una postura correttissima. Ho rimesso i tacchi alti che non li potevo mettere perché avevo degli sbandamenti, non ho più mal di testa. I miei problemi col collo si sono risolti giorno per giorno e ti posso dire, ma dal profondo del cuore, che lo benedirò per tutta la vita questo centro. Al lavoro addirittura mi hanno detto: guarda, non cambiare spacciatore, tieniti quello svizzero perché va benissimo. Ma ho ripreso veramente e ho ricominciato a dormire la notte e sono veramente rinata. Un po' alla volta ho ricominciato a sentirmi bene e ho ricominciato ad uscire e finalmente piano piano a camminare. Le vertigini sono andate via direi dopo la prima settimana, 10 giorni, sono andate via, sì assolutamente. Adesso non ho più alcuna vertigine, non ho più alcun dolore. Ho iniziato ad avere sempre di più un miglioramento, un beneficio, ho sentito che qualcosa è andato a posto. Questa sensazione che ho sempre avuto
di qualcosa che non andava nel mio equilibrio della colonna vertebrale, quel qualcosa ho sentito che era cambiato, non so come, ma era cambiato. E quindi ho sempre avuto i disturbi, ma pian piano stanno andando sempre di più migliorando, e ho iniziato ad avere subito dei benefici. Per esempio, riposavo molto meglio di notte, mi svegliavo con i muscoli che non erano tesi come prima, ma sciolti. Ho ripreso a fare attività fisica e ho fatto una dieta e sono riuscito a calare 10 kg, cosa che per prima risultava molto difficoltosa. E camminando, facendo stretching, facendo ginnastica, adesso ho la sensazione di fare dei passi avanti, cioè mi sento più robusto, più dritto, più in forza. Dopo il trattamento sono arrivata a casa e abbiamo visto che piano piano la colonna è più dritta. Ma è successo di colpo oppure pian piano? Piano piano, perché sono stata a casa e abbiamo visto che piano piano è più dritta. Ma di testa non ce l'ho più. Adesso sono così felice. Sì, è scomparso tutto. Neanche mal di schiena. Sono rinata.